Il 15 giugno si è celebrata la giornata mondiale del vento, conosciuta anche come Global Wind Day, per fornire informazioni sull'eolico, una fonte rinnovabile che utilizzando soltanto il vento per produrre energia elettrica non provoca alcuna emissione inquinante e contribuisce in maniera significativa alla salvaguardia di tutti noi, della nostra salute e della salute del pianeta. Ne parliamo spesso nelle nostre pubblicazioni. Oggi torniamo a parlarne con un grande amico, un grande esperto. È il professor Domenico Coiro. Parliamo del Dipartimento Ingegneria Industriale, lo ricordate, la sezione aerospaziale della maestosa Università Federico II di Napoli. È presidente di Sipower, che è un consorzio pubblico-privato di ricerca applicata che collabora proprio con l'Università Napoletana, che nell'occasione di un workshop appena realizzato ha riunito a Napoli tutti i principali protagonisti attori di questo segmento molto importante. Il professor Coiro è già stato nostro ospite gradito, torna a esserlo anche oggi, subito dopo la sigla. E allora salutiamo di cuore, lo facciamo vedere il professor Coiro, un piacere riabbracciarla, professore, e mantenere Buongiorno. quindi le nostre promesse. Buongiorno. Il tema Grazie per peraltro l'invito. è molto bello. Senta, il comunicato stampa che ci è arrivato, noi siamo in contatto anche col vostro ufficio stampa, con tutta la vostra organizzazione, parliamo soprattutto di Sipower, titolava: Tante torri Eiffel offshore, che vuol dire in alto mare, galleggianti nei mari italiani per coprire il fabbisogno di energia da fonti rinnovabili entro il 2030. È un titolo molto importante a conclusione di quel vostro evento. Che sfida è questa che state tracciando con grande perizia, professor Coiro? Questa è la mia prima domanda. Magari la stessimo tracciando noi, diciamo che stiamo cercando di mettere insieme, far capire l'importanza di sviluppare questa tecnologia che è, diciamo, ancora in fase di perfezionamento, perché riguarda questi giganti del mare, sono torri molto grandi, alte 110 metri e con rotori che possono arrivare a circa 300 metri di diametro, cioè ogni pala 150 metri, che vengono posti lontano dalle coste, 20 km, 25 km dalle coste, cioè lì dove il mare è profondo. Ed ovviamente la torre non può essere infissa sul fondo del mare, ma ha bisogno di queste basi molto grandi galleggianti. Quando dico molto grandi, significa che sono delle basi che arrivano a pesare fino a 18.000-20.000 tonnellate tra acciaio e zavorra. E infatti le basi sono molto importanti perché ovviamente devono evitare che la torre si ribalti. Questo, a mio personale modesto parere, è uno dei pochi modi per poter soddisfare i requisiti che l'Italia è chiamata a rispettare per il 2030, e cioè raggiungere il 55% dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Infatti, se consideriamo che l'eolico a terra è praticamente esaurito, è un po', sappiamo che, diciamo, non piace molto alle comunità locali, e se consideriamo che il fotovoltaico anch'esso sta subendo dei rallentamenti perché ovviamente occupa terreno agricolo, probabilmente questa necessità di coprire il fabbisogno, di portare la nostra produzione da fonti rinnovabili dal 36,8 attuale, 37%, al 55%, credo si possa coprire solo con l'uso di queste torri eoliche, ognuna delle quali ha una potenza nominale di circa 15 megawatt.
E quindi... Professor Coiro, perdoni, siccome lei ha introdotto benissimo l'argomento e io ho delle domande specifiche da farle e abbiamo delle immagini che possono in qualche modo farci capire di che cosa stiamo parlando, io le manderei, chiedo alla regia di mandarle in modo che lei possa anche commentarle e nello stesso tempo dirmi, professor Coiro, nel workshop sono emerse alcune criticità, alcune le ha dette anche lei, la pianificazione dello spazio marittimo, i costi, le infrastrutture, ecco, che vanno affrontate e risolte. Voi pensate di poter risolvere il tutto, visto che siamo tutti d'accordo su quello che lei ha detto, l'eolico è una, può essere una soluzione? Sì, diciamo che il problema è mondiale, nel senso che il resto del mondo, la Cina in particolare è molto attiva su questo settore, ma anche il Nord Europa, diciamo, stanno accettando questa sfida e quindi si stanno sviluppando le tecnologie. Quello che ci fa vedere il video è un progetto europeo a cui noi abbiamo partecipato e adesso continua anche fino per i prossimi 3 anni, nella seconda edizione. Le tecnologie sono ancora in fase di sviluppo, ma noi in Italia abbiamo una sfida superiore rispetto al resto d'Europa. In particolare le sfide sono due in più. La prima sfida è il fatto che i nostri mari sono mediamente più profondi rispetto ai mari del nord Europa e quindi arriviamo a profondità minimo 80-100 metri, anche 200 metri, lontano, così lontano, a 20 km dalle coste. La seconda sfida, non minore della prima, è il fatto che in Italia la velocità media del vento è più bassa di quella del nord Europa ed è più bassa di tanto. Quindi ciò significa, poiché il costo dell'energia prodotta dipende dal costo della turbina, che già di per sé, essendo galleggiante, costa di più rispetto a quella a fondazione fissa, e questo vale per noi come per il nord Europa. Ma poi si aggiunge il problema che la quantità di energia prodotta in Italia con la stessa turbina è molto più bassa. Quindi cosa saremo costretti a fare per abbassare i costi dell'energia prodotta? Di realizzare turbine con rotori più grandi, quindi che catturano più vento e che quindi costano di più. Quindi in Europa e in particolare in Italia, nel Mar Mediterraneo in generale, le velocità del vento purtroppo sono significativamente più basse rispetto a quelle del mare del nord. Quindi noi non solo dobbiamo stare al passo, ma dobbiamo anche sviluppare tecnologie avanzate per permettere, diciamo, di abbattere i costi della turbina, visto che nel nostro caso deve avere rotori e quindi pale più lunghe essenzialmente. Tutto molto chiaro, profondità dei mari, i venti di intensità minore, poi il fatto di queste turbine galleggianti e quindi ci sarà bisogno anche di ancoraggi particolari. Esatto. Allora, tutto questo, professor Coiro, lei è un grande esperto, è un tecnico tra i più importanti, secondo me, a livello europeo, se lo lasci dire. Ma quella benedetta filiera tutta italiana, sì, di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa per la ricerca, lo sviluppo, la produzione appunto delle turbine galleggianti, ecco, è un obiettivo reale oppure sì, è utopico? Mi dica. No, come sempre nel momento che ci si attiva, perché effettivamente c'è un certo interesse, si muovono un po' le cose, però purtroppo devo dire un po' sempre alla maniera italiana. Io avevo già nel workshop dell'anno scorso invitato i danesi, l'ambasciata danese, che sono tornati quest'anno, che sono un esempio, come si dice in italiano, di buone pratiche. Quindi noi come italiani, se fossimo capaci, diciamo, dovremmo semplicemente copiare. Copiare significa, diciamo, sfruttare l'esperienza essenzialmente che è già stata fatta in Danimarca, che è quella di centralizzare l'interfaccia tra il pubblico e il privato che vuole sviluppare queste turbine. Cioè ci vorrebbe un'agenzia nazionale a cui partecipano sia i tecnici, sia gli sviluppatori, sia gli uomini, diciamo, che sono più esperti di economia, alla quale tutti i soggetti interessati possono far riferimento e che faccia un po' da nodo, da cerniera
tra il ministero, gli sviluppatori, coloro che hanno bisogno, coloro, gli operatori locali, quelli che operano nella pesca, perché in tutto ciò, come lei aveva ben anticipato, c'è il problema della pianificazione dello spazio marittimo, nel quale siamo ancora indietro e senza il quale è difficile poi riuscire a fare operazione a mare. Cioè, faccio degli esempi pratici: se un grosso gruppo vuole sviluppare un campo eolico a mare molto grande, non è facile che oggi vada a scegliere un'area che magari nella pianificazione marittima non è destinata a quell'uso lì. Quindi, insomma, anche coloro del ministero, che stanno nel ministero e che autorizzano questi grandi impianti, hanno proprio fatto presente queste esigenze, che loro possono autorizzare, ma sempre, diciamo, sotto condizione che poi magari lo spazio marittimo prevede in quella zona altra roba, e quindi, diciamo, è difficile, perché in Italia, nel Mediterraneo, è frequentato da tantissime navi, ci sono rotte, eccetera. Questi spazi destinati all'eolico saranno parzialmente interdetti alla navigazione e saranno parzialmente interdetti anche alle operazioni di pesca, ad alcuni tipi di pesca, tipo la pesca a strascico. Quindi in qualche maniera, così come è stato fatto in Danimarca, bisogna trovare delle azioni compensative e coinvolgere sin dall'inizio gli operatori del settore. Perciò questa era la sfida, diciamo. Sì, certo, ma secondo me, lo dico io, non lo dice lei, Sea Power ha tutte le caratteristiche per fare fulcro, perché voi, come mi ricordava anche nella scorsa nostra intervista, riguardo il mondo dell'offshore state dedicando particolare interesse per lo sviluppo tecnologico, sì, gli impianti, sì, sì, eccetera. Partecipate a progetti europei, come ci ha detto, al cui insomma... Assolutamente. Sì, siamo, diciamo, abbiamo avuto questa fortuna negli anni che, avendo sviluppato eolico a terra, tantissimo eolico, ma quando dico sviluppato significa progettato, installato e mantenuto, così come avendo lavorato molto nel mare progettando dei sistemi che producono energia dalle correnti marine, diciamo, abbiamo acquisito tutte le competenze che servono per sviluppare queste macchine, per le quali io dico sempre c'è un'unica parola: multidisciplinarietà. Bravo, che è la cosa, sì, che purtroppo, devo dire, il mio mondo, il mondo dell'accademico, ancora non ha percepito. Cioè il mondo accademico è molto chiuso in settori specifici. Allora, professor Coiro, dovete spingerlo con la comunicazione, costringerlo comunicando, parlando con i giornalisti. Io fido molto in lei, dovete sempre far capire, soprattutto al Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica, che è finito il tempo delle gabbie dove fa aerospaziale e fa solo aerospaziale. La turbina eolica offshore è il classico esempio in cui c'è la competenza dei navali, la competenza delle costruzioni marittime, certo, le competenze ovviamente degli aerospaziali, le competenze dei meccanici, le competenze degli elettrici, i cavi elettrici che devono esportare l'energia, rappresentano un aspetto fondamentale per non perdere energia. Lei immagina, a 20 km dalla costa bisogna trasportare questa energia a terra. E come la si fa? Tutti i cavi delle turbine convergono ad una stazione galleggiante che fa da raccolta di tutta la potenza prodotta. Stiamo parlando di un gigawatt, cioè di 1000 megawatt, è una centrale praticamente elettrica, e un unico cavo da quel punto viene portato a terra. Per esempio, questo è un altro problema. Terna ci ha raccontato, ci ha detto quali sono i suoi piani di sviluppo, perché poi questa energia che si produce al sud, dove c'è tanto vento, poi deve essere possibilmente esportata al nord, dove ci sono le industrie energivore che hanno più bisogno di energia. Questa è la fortuna, sfortuna di chi abita al sud. C'è tanta potenza sia eolica che fotovoltaica, però l'energia purtroppo non viene sfruttata in loco, ma deve essere trasportata. Ma il sud ha con sé la fantasia e la creatività oltre che la cocciutaggine. Ma la provoco su un tema, so che con lei posso permettermelo. Ha parlato prima dell'impianto ambientale, dell'impatto ambientale, il fotovoltaico, l'agrivoltaico, eccetera. Sì. Anche l'eolico a terra ha funzionato tanto che ha quasi saturato, come voi ci avete ricordato, gli spazi disponibili, ma non godendo proprio di grandissima accettazione da parte di alcune parti della popolazione.
tenendo conto di ciò, volendo sviluppare l'offshore, che cosa le viene da dire e guardi, da commentare? Guardi, per quanto riguarda l'eolico a terra, io diciamo accetto l'unica contestazione, che è quella estetica. È come se io e lei guardiamo il quadro di un pittore famoso, non so, Picasso, a lei può piacere e a me no. Quindi io dico, a me non piace, ma tu, è un quadro famoso, non capisci nulla. Ma è Picasso. Non piace, cioè, semplicemente non piace. Ecco, l'eolico a terra c'è questo fatto, che le turbine inevitabilmente, diciamo, cambiano lo skyline, il paesaggio, eccetera. E quindi ci può essere la comunità, cioè, a me non piace vedere le turbine. Così come a altri invece piace vedere le turbine, perché sono degli oggetti che, diciamo, producono energia pulita, sono totalmente riciclabili, quindi diciamo hanno dei vantaggi indubbi, però io quella lo accetto. Sugli impatti ambientali, gli uccelli, le cose eccetera, diciamo, sorvolo, perché sono solo sciocchezze. Dopodiché invece a mare non c'è più nemmeno la scusante estetica, perché stando a 20 km dalle coste, 25 km dalle coste, le posso far vedere le immagini del foto inserimento, non si riescono nemmeno a vedere, nemmeno la punta delle palme, cioè sono talmente lontane che non si vedono. Dopodiché l'estetica non c'è. Certo, come l'ho detto prima, che c'è l'impatto sulla pesca a strascico, cioè lì dove ci stanno le ancore, le turbine ancorate, non si può pescare a strascico. E quindi in quell'area, che comunque non sono aree vastissime rispetto al mare, ovviamente, però sono aree cospicue, è chiaro che per i pescatori, qualora ci fossero pescatori a strascico che usassero quell'area, allora in quel caso vanno trovate le opportune azioni di compensazione per i pescatori, e secondo me vanno coinvolti sin dall'inizio per discutere di loro quali potrebbero essere le problematiche. Sempre così, cioè, perché la trasparenza è la cosa migliore, mai far trovare cose fatte o imposte, sempre coinvolgerle tutti. Ripeto di nuovo, la Danimarca ci ha insegnato in questo settore come bisogna procedere, e se lei va nel nord Europa, Danimarca, Olanda, Svezia, i loro mari sono tappezzati, ma non a 20 km dalle coste, a 2 km, a 1 km dalle coste, le turbine si sono tappezzate di turbine. Professore, le pongo anche la domanda della procedura dell'iter, non so come chiamarlo, delle autorizzazioni. Come può essere, ecco, com'è la situazione? No, lì diciamo il Ministero è ben attivo, è ben strutturato, c'è un gruppo che sta valutando le proposte. Delle proposte, ci sono delle proposte che sono cosiddette di scoping, cioè la gente invia, i gruppi inviano, dimmi se questa cosa la posso fare, così molto leggere. Ma ci sono invece una, e quelle sono tante, mi pare sono una sessantina, mentre invece una trentina di proposte sono invece fatte da gruppi ben più strutturati, che hanno già investito un bel po' di soldi, e in particolare la prima autorizzazione per un parco eolico fuori dalla Sardegna è stata già consegnata, è stata già finita. Quindi il Ministero su questo è ben attrezzato. Come si diceva prima, poi il problema della pianificazione dello spazio marittimo potrebbe entrare a pie pari, diciamo, e cambiare un po' le carte, perché come al solito siamo un po' in ritardo, però adesso, diciamo, come dire, sempre ci vuole un annetto, stiamo parlando di un annetto di pratica per la valutazione e tutto, però diciamo da questo punto di vista qualche passo in avanti è stato fatto. Comunque, è recente anche la notizia che è uscito il famoso decreto FER2, che ha stabilito l'ammontare di aiuti necessari per l'eolico offshore, che se non sbaglio sono 185 euro a megawattore, oppure se vuole 18,5 centesimi a kilowattora. Me l'ero appuntato proprio come domanda. Esatto. Senta, professore, siamo al termine di questa, secondo me, molto istruttiva nostra intervista. Rinnovabili ed eolico, abbiamo capito, è un matrimonio che sta da fare. Il percorso non è difficile, ma è in qualche modo già tracciato. È costoso e bisogna sapere con trasparenza anche comunicare quello che si sta facendo per fare coinvolgere la pubblica opinione, gli opinion leader, eccetera. Esatto. Io la ringrazio moltissimo, come sempre è un piacere parlare con voi,
a disposizione come sempre per... Volevo aggiungere una cosa, prego, se mi permette. Lo stesso decreto FER 2, purtroppo, pur avendo dato questi 185 centesimi al kilowattora per l'eolico offshore, hanno dimezzato l'ammontare invece per l'energia dal mare vera e propria, cioè l'energia dalle onde, dalle correnti di marea, che hanno una maturità tecnologica più bassa, e incredibilmente dai 30 centesimi che erano prima e che erano stati sfruttati da nessuno, hanno dimezzato, hanno portato a 18 centesimi a kilowattora inspiegabilmente, e in questa maniera taglieranno le gambe a tutti coloro, tra cui anche noi, che vogliono sviluppare le tecnologie per produrre energia proprio dal mare, non dal vento, cioè dalle onde e dalle correnti marine. E questo spero che al Ministero qualcuno, come dice lei, la comunicazione è necessaria, spero che arrivi questa voce fino lì per chiedere questo motivo. Misteriosamente hanno dimezzato quella quota, pur non essendo stata mai sfruttata nemmeno un euro per la produzione di energia, non si capisce perché. Sono le famose manine che ogni tanto spuntano su quelle scrivanie. Senza razio, cioè non c'è una razio dietro, né? Sono già stati spesi tanti soldi, quindi li riduciamo. Non è stato speso nulla, proprio perché le tecnologie sono ancora in fase di sviluppo. Se non c'è questo aiuto, è difficile a trovare gli investitori che scommettono, diciamo, nello sviluppo e nel promuovere la ricerca nel settore. Con noi è stato gradito ospite il professor Domenico Coiro, che ricordo essere docente presso il Dipartimento Ingegneria Industriale, la sezione l'Aerospaziale, Università, continuo ad aggettivarla maestosa, Federico II di Napoli. Lo dice un veneto. Penso, la più antica al mondo laica, 1220. Lo dice un veneto che ha appena finito di pubblicare un libro con un editore napoletano, fatalità. Quest'anno, tra l'altro, fa 800 anni, compie il compleanno la Federico II. Ah, 1224-2024. Va bene, se il rettore mi rimane amico, la festeggeremo anche noi. Grazie, professore, alla prossima. Grazie, allora. Alla prossima, arrivederci. Mi pare sia andata bene anche questa, comunque, vero? Lei giudichi, io non lo so. Sì, è andata bene. Volevo solo metterla al corrente di questo. Sì. Accade che ne ho già parlato con l'ingegner Lionello in un'altra occasione, perché ci siamo trovati a intervistarlo insieme con un'azienda che si occupa del solare, lei forse la può individuare meglio. Lui si occupa molto di fotovoltaico, sì. Ecco. Allora, accade che due università, la Statale di Milano e la Unicusano, si mettono insieme e mi chiedono di programmare sulle televisioni nazionali di Telecusano, sono 5 milioni di utenti in una settimana, hanno radio e televisione, un doppio programma settimanale dedicato ai vostri temi, all'ambiente, alla sostenibilità ambientale. Ecco perché ne ho parlato in quell'occasione con l'ingegnere. Allora, a me piacerebbe moltissimo che si facesse una joint venture anche con la Federico II, perché c'è la Università Statale di Milano, c'è la Unicusano, che poi ha fatto un master unica in Italia di secondo livello proprio su queste tematiche legate alla medicina ambientale, perché è il tema del momento, questo dell'ambiente e della salute. A me piacerebbe che, parlando con il docente della Università Statale di Milano, è il dottor Miani, Alessandro Miani, che tutto coordina, si arrivasse anche a voi, perché vorrei che Sea Power fosse all'interno di questo progetto grosso, senza far sì, siccome serviranno anche per noi degli sponsor che sostengono la produzione, perché è una televisione nazionale,
e ci dà due serate in prima serata, ma non voglio che nessuno dei partner che io sto cercando personalmente come con voi spendano un euro, però voi potreste individuare un partner vostro, lei prima me lo sono segnato, ha citato Terna ad esempio, che vi faccia da co-marketing, capisce? Sì, Terna investe nella... sa di che importi stiamo parlando? Cioè... Parliamo di 15.000 euro in un anno. Conto, professor Coiro, che se le ho parlato di 5 milioni di utenti, di telespettatori in una settimana, la 7 fa la metà di questi ascoltatori. Quindi è una cifra... Non ho capito, le televisioni quali sarebbero? Poi? Le televisioni sono la televisione di Unicusano, che è il canale 122, quindi a livello nazionale, la loro radio, perché hanno una radio anche in FM, 800.000 radioascoltatori a settimana, e poi hanno... tutto l'impianto delle app, dei social che funziona, cioè si va a livello nazionale, ma la cifra, mi creda, glielo dice uno che vede quanto bene voglio al vostro lavoro, creda, è niente rispetto a quello che si spenderebbe andando su televisioni nazionali. Questo vi permetterebbe di avere presenze intelligenti, coinvolgere stakeholder, coinvolgere anche imprenditoria, perché è il mondo dell'imprenditoria che andremo a intercettare, con un programma continuativo, fatto intelligentemente, ma lei ormai mi conosce e vede che sono trasmissioni professionali quelle che noi proponiamo. Le interviste sarebbero tutte in questa metodica StreamYard, che come vede è perfetta, ma si va in televisione a livello nazionale. A me se piacerebbe molto, se non le dispiace, mandarle una traccia di questo progetto. Cioè, ma si fa bene, così ne parlo pure con Francesco, vediamo un po' di promuovere. Ricordandole semplicemente che a voi non viene chiesto niente se non la partecipazione, il coinvolgimento, tramite voi trovare un partner, non credo sia... Il problema è questo, allora... Come università, ma l'università cosa dovrebbe fare per, diciamo... Niente, condividere la progettualità. Non c'è un atto formale di adesione al progetto? Non credo. Vi metterete d'accordo poi con il professore della Statale di Milano, ma tra Atenei è bello far vedere che su queste tematiche... No, perciò chiedevo se c'erano atti formali. Insomma, quando... Lei è implicato direttamente, evidentemente, perché vede quale stima ho, ma... mi piacerebbe veramente, perché è un anno di trasmissioni, è l'anno che serve per traghettare il progetto verso la sua soluzione. Sì. Perché se non ne parlate, capite quello che... Lo so, sono bene. Vabbè, sì. Diciamo, questa roba qui è così grande che indipendentemente, cioè, chi deve andare avanti? Certo. Questi qua sono grossi gruppi, qua parliamo di progetti... Non so se ha capito, il Ministero ha valutato, non io, ha valutato tutto il giro di questi progetti già presentati, 200 miliardi. È chiaro, cioè, è chiaro. Stiamo parlando non di poca roba. È chiaro, per cui... vediamo se riusciamo a trovare chi può essere interessato tra quelli con i quali, diciamo, interfacciamo, sì, eventualmente a essere presenti per offrire i loro servizi, perché noi abbiamo, diciamo, queste relazioni con alcuni gruppi che hanno interesse, diciamo. Evidentemente a loro si dà tutta la promozione pubblicitaria che serve e si dà l'esclusività dell'area, cioè tutta questa area sarebbe esclusiva del suo lavoro, di quello della Statale di Milano e dello sponsor che voi ci portate, che sarà trasparentemente dichiarato come partner anch'esso. Ecco, a me pare un'operazione molto pulita e molto bella. Vediamo se riusciamo a trovare qualcuno. Le posso mandare il progetto? Sì, assolutamente, grazie. Perfetto. Le dico grazie in anticipo, va bene? Grazie a lei, alla prossima allora. Alla prossima. Arrivederci. Le mando il link come sempre. Sì, grazie. Le mando il link. Arrivederci.